Ciao a tutti, bentrovati. Ciao Adele e ciao Arianna. Nuova puntata di Chiacchiere tra Prof. Versione trio, buonasera, bentrovati a tutti. E pronti però per mostrarvi altre novità di un applicativo che piace tantissimo a tutte e tre. Quindi Esatto, ecco perché ci assolutamente. È siamo. stato il mio primo applicativo che ho cominciato a conoscere quando ho iniziato a fare didattica digitale. Quindi sono particolarmente affezionata all'applicativo di cui parleremo oggi, ma non ne parliamo solo noi tre, Adele e Arianna. Abbiamo degli No. ospiti eccezionali, degli ospiti che attendevamo da tempo e che seguiamo da tempo e che ringraziamo per tutto quello che fanno per Book Creator. Ecco a Creator. voi, David e Alberto. Ciao, Hello! piacere. Ciao! Hi. Allora, Hi! cominciamo Hello! subito col dire che Alberto è italiano e quindi insomma parlerà con noi in italiano. David invece interagirà ovviamente tutto in lingua inglese. Chi è David? David lo conoscete tutti perché gli Sì. amanti di Book Creator ricevono almeno una sua mail al giorno, almeno una, e poi lo vedono in tutte le salse, in tutti i social network. David è il community manager di Book Creator. Ciao David, grazie di Ciao. essere qui con noi. Thank you for having me. Thank you. Bene, e Alberto invece, vediamo se lo pronuncio bene, è il partnership representative di Book Creator, direttamente da Bristol, però ci parlerà in italiano. Ciao Alberto. Episodio bilingue oggi. Bene, bene. A me fa piacere soprattutto l'italiano, però soprattutto per la nostra community italiana, e ci fa un grande favore oggi a interagire con noi insieme a David. Quindi so che avete tante cose da raccontarci perché Book Creator, come tutti gli applicativi in questo periodo, è in forte fermento, ma voi siete molto attenti a diversi aspetti che sono quelli legati all'apprendimento dei nostri studenti, quindi non soltanto Certo, sì. creatività, ma soprattutto apprendimento e inclusione. Perché c'è una storia che a me affascina sempre, ogni volta che parlo di Book Creator con i miei alunni, ma anche e soprattutto con i docenti a cui facciamo formazione, sia io che Adele che Arianna, amiamo raccontare questa storia, perché secondo me è l'unico applicativo che nasce dal basso, cioè nasce da un'esigenza reale di apprendimento di una famiglia, di in questo caso di un bambino, e poi lo sviluppatore non era ovviamente un produttore di software, ma lo fece per un motivo particolare. E io questo lo vorrei sentire dalle parole di David, che ovviamente è la voce storica, no, di Book Creator. E quindi se David ci può raccontare il cuore di Book Creator, come nasce e qual è la sua mission. Quindi adesso Alberto Certo, mi fa faccio. la So, breve David, traduzione. they want to hear the book creator story, why it began. All right, my turn. Okay, so Book Creator was started in 2011 by a dad whose son was struggling with dyslexia. He had issues reading, and did not enjoy coming home and reading his books, was not enjoying school. And so dad at night sat down and started to code an iPad app because his children were very excited about the new iPad in their home. And so he made this application called Book Creator. And at the time, you had to put the app into the App Store in order to have the app on the iPad. And a few months go by, and Dan looks at the App Store and realizes that 10,000 people have downloaded his Book Creator app. And a month later, Apple's calling saying, "We love your app. This is incredible." And Dan thought to himself, "Wow, this could be something huge. This is something that we can develop that could help many children, not just my child." And it's that
that is still central to everything we do. Our mission is to help kids learn better in whatever way that we can, and make it easy and simple. The founder's son, Dan, he was on the edge of the classroom. He struggled because there were no tools available to help him learn just like everyone else. And so to this day, Book Creator remains simple and easy to use because that's our mission. We will never make it complicated to use. And everything that we do to improve the product always must serve the simplicity and help students in the classroom. So a little bit about our... No, benissimo, grazie David. Alberto, puoi riassumerci tu in italiano qualcosina? Sì, allora, praticamente la Book Creator nacque a causa di un bisogno del figlio del fondatore, Dan Amos, che è dislessico e quando era, ormai è cresciuto, però quando era a scuola non faceva molta fatica, perché ovviamente non c'erano a quei tempi piattaforme o metodi che funzionavano per i suoi bisogni educativi, no? E quindi Dan, il fondatore, cominciò a creare un'applicazione per l'iPad, perché aveva già notato quanto che i suoi figli andavano matti per l'iPad, e quindi ha cercato di unire, diciamo, i bisogni educativi del suo figlio con i suoi interessi, e creò la prima versione di Book Creator, che allora era proprio, pensate, l'App Store era talmente nuovo che le applicazioni venivano rilasciate una volta alla settimana, ogni giovedì. E ce n'erano così poche che potevi proprio vedere tutte le nuove applicazioni della settimana. E nel giro di un paio di mesi fu una di queste app che è proprio esplosa la popolarità molto rapidamente, e fino al punto dove, quando c'erano solo due impiegati a Book Creator, ricevero una lettera di ringraziamento dalla Apple, perché installando Book Creator sull'iPad sono riusciti li hanno aiutati in effetti a vendere alle scuole e sviluppare, no? Infatti all'inizio era nata semplicemente come app da iOS, quindi esatto. Apple, e poi adesso ovviamente è in tutti i dispositivi e browser. Insomma. Sì, sì. E ora in realtà la versione online, che è quella completamente gratis, è molto più popolare e è più usata nelle scuole, sia in America che in Italia e nel resto del mondo. Sì. Beh. Ecco, io volevo aggiungere il fondatore. Sì, sì, ma vedi, una cosa che ha detto David, che secondo me è davvero il cuore di tutta questa l'utilizzo di Book Creator, è la semplicità di uso, perché esatto. L'idea, la mission è proprio quella di aiutare gli studenti e gli insegnanti a rendere semplice l'apprendimento, quindi a facilitare l'apprendimento. E davvero Book Creator, io lo vedo con gli studenti, ma lo vedo anche con gli insegnanti, in quell'interfaccia così semplice, con quei tre bottoncini in alto a destra, che sembra essere, però a volte il rischio, sai qual è? È quello che sembri troppo facile, mentre invece se non lo si utilizza, lo si scopre pian piano, può sembrare veramente spartano ed essenziale, mentre invece ha una ricchezza spaventosa. Enorme. Esatto. Secondo me poi, limitando le opzioni, si aumenta la creatività, soprattutto. Sì, esatto. Se lo paragoniamo a uno strumento professionale come Photoshop, dove puoi fare tutto, però è più complesso perché hai troppi menu, troppa scelta. Esatto, è vero. Lo so, perché io Photoshop lo adopero a scuola, quindi è l'effetto che fa sempre con gli studenti. L'altra cosa molto bella che ha detto David è che è nato
per aiutare un bimbo e continuano ancora oggi ad essere al servizio dell'apprendimento dei ragazzi. Quindi tutte le scelte che fanno come azienda ormai Book Creator è sempre legata al tutelare quelli che sono ovviamente i minori o tutelare quelli che sono i ragazzi e soprattutto permettere loro di potenziare quello che è l'apprendimento e andare a lavorare sui diversi stili di apprendimento di ciascun bambino, al di là della dislessia, la motivazione per cui è nato, ma andare a lavorare sui singoli stili di apprendimento che ognuno di noi ha, anche noi adulti, e quindi potenziare il singolo. Quindi Esatto. questo resta tutto. Aggiungo un'altra cosa, sempre su questa linea, ecco, Adele ama lo Universal Design for Learning, io anche, Marilena anche, è sicuramente una delle metodologie che noi apprezziamo di più da docenti. E Book Creator è perfetto per lo Universal Design for Learning, proprio perché ha quella caratteristica di grande supporto del multimediale e poi è molto generoso perché permette di incorporare e inglobare qualsiasi prodotto Tutto. realizzato con applicativi esterni e lo Esternamente. supporta benissimo questo incorporamento. Quindi davvero E grazie tutte per. le implementazioni per chiudere questa panoramica, no, dell'Universal Design for Learning e quindi dell'inclusione, della creatività, tutte le novità che Book Creator mette in campo sono tutte finalizzate proprio alla loro mission, cioè all'inclusione e alla creatività. Anche tutto il mondo delle AI, dell'intelligenza artificiale di cui adesso David ci parlerà, anche quello è tutto finalizzato all'inclusione e alla creatività. Per cui Esatto. l'idea di fondo è proprio quella di essere, come ha detto David e come ha sottolineato Arianna, semplice nelle mani di tutti, ma con un alto potenziale per l'apprendimento. Quindi facendo tesoro di tutto questo e noi che lo utilizziamo lo sappiamo, andiamo a vedere, siamo curiose, quello che Alberto e David ci proporranno di novità di Book Creator. Quindi chiedo ad Alberto, adesso gli condividiamo lo schermo, Sì, eccolo qui, ecco. Eccoci qua. e Quindi, fateci vedere il bellissimo mondo delle novità di Book Creator. allora, io mi concentrerò sulle novità linguistiche. Qui ci troviamo Perfetto. sulla pagina dove ci sono tutte le librerie. Questa è una, tanto vale menzionarla, una libreria. Sono dei libri che mi ha mandato un insegnante di asilo nido in America. E questi sono tutti libri creati da bambini da 4-5 anni, proprio per dimostrare quanto semplice e utilizzabile è l'applicazione. Però Per oggi la volevo. scuola Sì, dell'infanzia, da noi ovviamente 4-5 anni sono la scuola dell'infanzia e già loro la possono utilizzare, no? Perché attraverso una esatto. digital board possono creare e disegnare, anche perché all'interno chi lo utilizza, Book Creator lo sa, ci sono i pennarelli, i pennelli, insomma, e possono disegnare e liberare la loro creatività. Esattamente. Allora, cominciamo cambiando la lingua del sistema. Andiamo qua e molto semplicemente la mettiamo in italiano e ricarichiamo la pagina. Poi, volevo, allora, di recente abbiamo creato scusa, una novità recente è la capacità di tradurre sia vari elementi di un libro e anche libri interi. Quindi qua abbiamo un libro sugli orsetti, vari tipi di orsetti, che però è in inglese. Però possiamo andare qua, andare indietro e tradurre il libro intero, in italiano o altre più di 100 lingue, e con un po' di ci vuole un minutino, però può tradurre tutto il libro intero e senza dover andare E tradurre testo e per ogni singolo testo. elemento, perché per esempio, che è l'altra cosa che volevo farvi vedere, qua per esempio abbiamo
un paio di frasi sugli orsetti e si può tradurre e tac, tutto fatto. Quindi ora è in italiano, se vogliamo tradurlo, non lo so, in hawaiano, si può tradurre in hawaiano. Sì, questo è uno strumento potentissimo, lo state vedendo mentre Alberto, tu puoi continuare a fare la tua dimostrazione. Certo. È uno strumento potentissimo perché laddove noi abbiamo degli studenti non italofoni in classe, questo va ad aiutare tantissimo il supporto linguistico, soprattutto nei primi mesi in cui arrivano nelle nostre classi e dove hanno difficoltà proprio linguistiche. Ma soprattutto va ad aiutare anche i colleghi di lingua come Arianna, che appunto insegnando lingua inglese possono andare a lavorare anche su quello che è proprio il discorso linguistico di acquisizione di una lingua seconda, ecco. E si basa sull'intelligenza artificiale, la traduzione con Google, quindi è un motore di ricerca Google che permette di fare Google questa traduzione. Sì. E combaciando con i template, un'altra nuova novità un po'. Possiamo aggiungere dei template qua, cliccando sul bottone più, andando su media, e qua abbiamo dai 170 sulla versione gratis a oltre agli 800 sulla versione premium, diversi template già creati che possono essere usati sia per a scopo creativo, per esempio questi pannelli sono pannelli per creare fumetti, oppure giornali, fotolibri, ricettari, ce ne sono centinaia e potrei stare tutto per 2 ore qua. È vero. Però, allora Alberto, io ti faccio subito una domanda che mi è stata posta dai docenti in formazione. Questi template sono tutti in formato orizzontale? Perché abbiamo provato ad inserirli su un formato quadrato verticale, non si adattano al formato. C'è qualche novità in arrivo oppure no? So David, they were asking if templates are only landscape for the moment. So when we designed the template feature, we designed it to match the size of book that most people use, which is the portrait book. Yeah. Now, if you use the template on a tall book, the tall rectangle, it will cut the template in half and spread it across both pages. So it will open up to the template. If you use the square page template, the template will smush and adapt to the size of the page. So whichever book style you're using, most of the templates will simply adapt to the size of the page. Ok, quindi traduciamo. David ha detto che appunto il template è nato su quello che era il formato più adoperato, che era quello orizzontale, e quindi quando noi andiamo ad adoperare il quadrato e andiamo ad adoperare il verticale, il template si adatta. Nel verticale sarà su due pagine, generalmente invece in quello quadrato andrà a rimpicciolirsi per adattarsi alla pagina. E volevo aggiungere un paio di cose, scusami Adele, volevo dire che sempre nella pagina di template, cercando con free si trovano tutti quelli gratuiti, e questo è importante, lo diceva David prima. E un'altra cosa che io trovo veramente molto utile, come sempre questo programma, Book Creator è una grande fonte di ispirazione, per cui navigare tra i template ci aiuta anche in qualità di docenti a ottenere delle idee per poi strutturare delle lezioni con gli studenti, cioè vedi, soprattutto se vai nei generi ma anche nei layout, tu che sei un amante delle thinking routine, Adele, tanti template per le thinking routine, quelle che aiutano proprio i nostri studenti a visualizzare il loro pensiero, le loro idee e quindi a imparare meglio. Quindi ancora centrata la mission del aiutiamo gli studenti nell'apprendimento. Assolutamente, e questo aiuta anche studenti che
che preferiscono metodi più visuali e colorati per imparare. Vero, vero. Però sono tantissimi, come hai detto te, sono veramente tanti, quindi sì, vale la pena andarli a scegliere in base alle necessità. Ricordiamo che ce ne sono tanti per le STEM, anche per le discipline scientifiche. Non immaginate Book Creator che appunto possa essere utile solo per le discipline umanistiche, perché è tanto utile anche in ambito scientifico, e ci sono proprio dei template appositi per tutte le analisi che possono essere fatte in ambito matematico, scientifico e anche chimico. Quindi utilizzate, sbirciate sempre all'interno dei template e degli organizzatori grafici. Assolutamente, ci sono anche, che ve li mostro fra un attimo, i modelli in 3D, che forse non siete al corrente, però sono molto, molto interessanti, soprattutto, come ha detto lei, nell'ambito scientifico. Per esempio, se ricerchiamo un motore, ne appariranno diversi di modelli, di motori, alcuni animati. Sì. Che sono possono essere, perché questi addirittura si possono vedere con i visori in 3D. Esatto. E questo, per esempio, un motore di un, non so perché è così sporco, però un motore di aereo. Se no, alternativamente, ci sono anche modelli del cuore. Anatomici. Architettonici, insomma. Cioè, sì. Vedi, questo qua è animato proprio per far vedere il funzionamento. Esatto. E volevo, sì, giusto farvi, abbiamo già visto che possiamo tradurre elementi singoli uno alla volta, però possiamo anche tradurre interi libri, come ho appena fatto qua. Ora, volevo mostrarvi, dato il fatto che ci sono questi elementi, sono separati, non ha tradotto baby bears in orsetti o cuccioli di orsi, quindi vale la pena menzionare il fatto che sì, che per la traduzione bisogna comunque fare qualche modifica qua e là quando capita, però a grosso modo anche semplicemente tradotto di layout, Alberto, perché sappiamo che la lingua italiana è un pochino più ampia rispetto a quella inglese, quindi anche soltanto di template va revisionato, qui va sistemato. Quindi sicuramente gli insegnanti lo sanno, che quando si prende un libro e tradotto va rimodulato, ricontrollato, anche a livello lessicale. A me quello che ha colpito tanto dell'intervento di Book Creator nelle traduzioni è la traduzione dello speech, quindi del vocale, e la traduzione video. Sono due cose che mi hanno colpito veramente molto. E non so se tu le vuoi far vedere velocemente, sono un aspetto, insomma, inclusivo interessante. Sì, allora, mi vedete? Ok, benissimo. Perfetto. Allora, posso, ora parlerò in, I'm going to switch to English. Hello? So, I'm speaking in English right now, and I'm hoping that it will translate to Italian. Li possiamo aggiungere i sottotitoli e generarli prima in inglese. Perché così the language you've spoken. Exactly. L'intelligenza artificiale deve capire, appunto, deve andare ad ascoltare quello che noi abbiamo detto, e poi in seconda battuta ce li andrà a tradurre nella lingua che noi chiediamo. Sì, si basa sempre sul discorso di traduzione, quindi sia l'audio che il video vanno prima generati sotto forma di testo, e poi quel testo va tradotto nella lingua che poi noi scegliamo di tradurre. Esatto, vedete, adesso ha ascoltato quello che ha detto Alberto, e solo dopo che ha generato questa trascrizione ci può generare il sottotitolo in un'altra lingua. Traduci. Ce l'abbiamo fatta. Quindi ora translate to Italian. Yeah.
Quindi immaginate appunto inserire un video in un'altra lingua, registrato magari da noi se siamo docenti di lingue straniere oppure o se lavoriamo in un'ottica CLIL è fondamentale perché hanno comunque una relazione con la lingua madre e poi ovviamente questo torna utile anche per un discorso di studenti stranieri e lo stesso meccanismo è applicato agli audio che noi andiamo ad inserire all'interno di Book Creator perché l'intelligenza artificiale verifica la lingua in cui è inserito l'audio e ci crea un secondo audio con Lingua una diversa. appunto in un'altra lingua adoperando appunto un sintetizzatore vocale. Bellissimo, benissimo. A proposito di intelligenza artificiale, Alberto, che dici? Diamo la parola a David per aprirci un po' sulle novità. Allora, volevo solo farvi vedere un'ultima cosa, che questi sono tre template che ho aggiunto a questo libro e tutti i template cominciano in inglese, però non ci deve fermare questa cosa, basta solamente tradurre il libro in italiano e manca poco. Anche il template Il quindi viene template tradotto. può essere tradotto in più di 100 lingue, quindi possono Meraviglioso. essere usati, ovviamente devono essere formattati un pochino. Sì, assolutamente. Però Quello sì, siamo comunque abituati, però è un risparmio di tempo, no, un Enrico? gran risparmio di tempo, Va bene. assolutamente sì. Anche perché ricordiamo un'altra cosa utilissima per noi docenti, il time saving è fondamentale. All'interno Book Creator ha l'area Discover in cui tu scopri delle cose, quindi prendi ispirazione, ma soprattutto ha quei modelli remixabili, eccoli là, i modelli che tu puoi prendere, di cui puoi tranquillamente crearti una copia e quindi modificare poi tutti gli elementi che sono all'interno. E se prima questi Esatto. modelli erano soltanto disponibili in inglese, per cui tu dovevi spenderci del tempo per Nella tradurli. Adesso traduzione. invece ce li abbiamo anche in italiano e quindi beh, È grande. possibile tradurli molto rapidamente, sì. È Sì, e vero. adesso sta ancora caricando, per cui non riesci ancora a. Quindi, Alberto, la diamo Ad per te. agire. Sì, la cosa interessante è proprio questa, che noi in pochissimo tempo, in due clic, abbiamo un modello già pronto, confacente alle nostre esigenze, modificabile, ma nella nostra lingua o nella lingua con cui vogliamo veicolare l'attività. Immaginiamo le attività CLIL, come detto precedentemente, possiamo mantenere nella lingua inglese. Quindi il salvatempo di Book Creator ci permette di lavorare con più agilità, sempre grazie alla base dell'intelligenza artificiale che in questo caso aiuta il docente a creare attività più velocemente. Abbiamo perso un attimo Alberto, ma non vi preoccupate, ritorna tra pochissimo. Tra poco Oggi va tornerà così, con noi. oggi va così. Yo hablo Eccola! español, hablo español, sì. Eccolo, Alberto. Scusate, Eravamo avevo preoccupati, mancato. Alberto, che te ne eri andato via. No, 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 dai. Problemi di connessione, ma Bene. oggi ce la facciamo. Oggi ce la facciamo. So, David, what That about AI in Book Creator? Tell is a about. question. We hear this all the time. So, one thing that you've noticed and that you pointed out is that Book Creator has AI already for translations, for speech to text, for auto draw. Those are all tools that we have been using for years that have AI and are making teachers' lives better. They're improving education. And they're fun and they're not distracting. What we hear people say then when we ask more is, well, what AI? And they say, well, we want to have text generators and we want image generators and we want chatbots and what if we had title generators and story generators? And at first, we were so excited about the potential of this. And then we said, you know what? Hold on. We have a mission.
And our mission is to help students learn better and reach those students who need the most support. And if we add these things, will it help us do those things? Will it be simple? Will it be safe? Will it be inclusive? Can it be fun without distracting from learning? Does it have a pedagogical purpose? Does it serve teaching and learning? And does it serve our mission to help students? Some AI tools, they fall short. Either they're fun, but they're distracting, or they're unsafe, but they're simple. Some of them have pedagogical purposes, but can be used to take away from pedagogy. Book Creator has always been a space where students can go and have freedom to express what they know and what they have learned. And if we begin to take away from that by making it very easy to write a paragraph, or too simple to produce something, we start to make Book Creator a space where perhaps it's not as creative and not as owned by the student as it could be. Now, that doesn't mean that we don't agree with generative AI, and that doesn't mean that we don't think that education will change because of these tools. We do think that. But we're listening very closely to the conversation, and we're paying close attention to the way these tools are being used right now. I can tell you that there are some updates coming to Book Creator that involve both generative AI and images. That's all I can say. So I'll leave it at that. Okay. We'll see. Bella, la frase introduttiva è hold on. Quindi, a little bit. Interessante proprio questo, ancora una volta grande attenzione a quello che sta succedendo, quindi loro sono in attesa, perché chiaramente l'intelligenza artificiale generativa si sta evolvendo, nuovi strumenti, text to text, text to image, text to video, eccetera eccetera, però chiaramente loro stanno attendendo per capire un attimino qual è, perché ancora una volta Book Creator nasce per migliorare e facilitare l'apprendimento. Ci si chiede ma può essere questo generativo un limite al creativo? Cioè capiamo bene se effettivamente Book Creator deve orientarsi in quel senso per consentire agli studenti di migliorare la loro creatività. Capiamo bene, attendendo ancora un po', se effettivamente l'intelligenza artificiale generativa verso il testo, verso le immagini, verso i video può essere un limite alla creatività oppure un amplificatore della creatività. Attendiamo un attimo per capire questa cosa, posto che all'interno ci sono già degli strumenti di intelligenza artificiale. Per esempio, Adele, io non so te, Marilena, ma io quando devo disegnare qualcosa è terribile. Invece la penna magica è meravigliosa. Perché è meravigliosa. Se vi muovete all'interno dei vari strumenti, quando andate a prendere la penna del disegno, c'è la possibilità di disegnare qualcosa e quel qualcosa verrà automaticamente, magicamente trasformato in altro. Questo io lo faccio vedere soprattutto anche ai docenti dell'infanzia o della primaria, no? Per i bambini che magari disegnando con la penna magica non si fa differenza di chi sa disegnare bene e di chi sa disegnare meno bene, diciamo, no? Quindi tutti quanti riescono a dare il proprio messaggio grafico, e questo è uno dei tool di intelligenza artificiale presenti dall'inizio, se non sì, proprio l'inizio, sì, però da tanto tempo. Da tantissimo tempo, l'autodraw c'è sempre stato. Sì. Quindi così come il creator ha sempre integrato insomma l'intelligenza artificiale a piccoli passi, però quello che ha detto David è molto interessante sotto il profilo etico, perché ci si interroga sull'uso etico dell'intelligenza artificiale anche in campo didattico, e il fatto che loro attendano il momento giusto per poter inserire completamente altri tool all'interno di Book Creator è veramente uno studio attivo che loro fanno
in progress. Sì, David ha condiviso un link che poi metterò all'interno del box descrittivo, dove nel loro blog, nel blog di Book Creator, c'è un articolo dedicato a quando Book Creator avrà l'intelligenza artificiale al suo interno. Ve lo presento velocemente e poi ridò la parola a David, perché ecco, lo troverete nel box in descrizione. Quindi questo articolo si illustra quello che è l'approccio di Book Creator allo sviluppo del prodotto con l'intelligenza artificiale. Quindi, this is the part. The gray box is, I think, John, just a little more. There's a gray box with a list of several things. A little bit more. Yeah. This right here. This is everything that we are. This is our heart and soul right here. And if an AI tool cannot do all of those things, it won't make it into our app. Okay. And I get goosebumps. I get. I think because I think about the students who benefit the most from Book Creator, and I think if we ever do something to take away from those students, we're no longer who we said we are. Yeah. And so this list is very, very important to what we do, not just when we develop our product, but in every decision that we make. So, sorry, I'm like emotional. emozionato di dire di quanto sia importante questa lista, no? Che vedete qui in grigio, proiettata nell'articolo in grigio, perché loro ogni implementazione del prodotto la fanno rispettando questi punti. Quindi esatto. Deve essere sicuro, deve essere semplice da utilizzare, deve essere divertente, ma senza distrazioni. Questo è fondamentale, no? Perché il divertimento aiuta la comprensione, aiuta l'apprendimento, ma quando è fatto in maniera corretta e quindi senza distrazioni. E poi ovviamente la pedagogia, quindi lo sviluppo cognitivo e di apprendimento di ogni alunno al primo posto, e il fatto che la loro missione è quella di venire incontro anche alle famiglie, perché se mettiamo in campo un prodotto complesso, le famiglie devono stare dietro ai loro ragazzi per aiutarli. Certo. Invece questo strumento nasce per renderli autonomi e per farli apprendere in autonomia e con consapevolezza. Quindi ecco, capisco l'emozione di David nel ricordare la mission di Book Creator. Sì, anche perché ricordiamo che tantissimi applicativi adesso sono nati un po' sull'onda della diffusione dell'intelligenza artificiale, dopo appunto la diffusione ampia anche di ChatGPT, però poi bisogna vedere la sostanza che c'è dietro, e quindi quello che appunto quello su cui lavorano in Book Creator è appunto la sostanza, in quanto tale valutano a modo cosa va inserito di intelligenza artificiale ed è necessario appunto per l'apprendimento dei ragazzi, quindi non una questione di moda e di diffusione ampia, ma ciò che veramente conta e serve. Ed è una decisione delicata alla fine, perché è importantissimo non delegare l'intelligenza e la creatività all'intelligenza artificiale. Esatto. Ovviamente anche gli adulti lo fanno. Io ero ancora all'università quando uscì ChatGPT e ero molto contento che uscì solo quando era l'ultimo anno, perché se usciva al primo anno sarei di sicuro diventato troppo dipendente sull'intelligenza artificiale e testi generati. E ugualmente non possiamo creare uno strumento che permette ai bambini che non, ovviamente hanno una capacità di autoregolazione, cioè di regolarsi, certo, meno sviluppata, di dargli una cosa che completerà i compiti, che certo, fa tutto per loro, no? E quindi sì, vogliamo includere l'intelligenza artificiale dove ha senso, dove è necessario o potrebbe comunque aumentare l'efficienza per gli insegnanti o rendere le cose più convenienti ed efficaci, però non per rimpiazzare... Facilitare.
Cioè non per, diciamo, trovare la scorciatoia, ecco, mettiamola Non così. per Non per sostituire, scorciatoia. ma per aumentare Sì. eventualmente. Bene, allora io lascerei la chiusura, insomma, a David per chiudere il suo discorso che stava facendo, molto interessante, sul discorso delle AI, e poi invitiamo, insomma, chi ci sta seguendo a farci delle domande anche nei commenti, perché poi cercheremo di rispondervi, magari le sottoporremo ad Alberto, a David per una risposta. Quindi, David, se vuoi chiudere il tuo discorso sulle AI, ci avviamo verso la conclusione del nostro webinar. David, do you have Decide, any Alberto? words? Well, thank you so much for having us. Thank you so much for all you do for students and for teachers. And thank you for considering Book Creator for your classroom. Oh, thank you. Grazie. Grazie David, noi continueremo a portarlo nelle nostre classi e a diffonderlo tra i colleghi, ripeto perché per me è uno degli applicativi più importanti nell'attività didattica ed è stato il primo, come detto in apertura, e poi speriamo di continuare anche come ambassador a crederci, a portarlo avanti anche non soltanto insomma nelle nostre scuole, anche in altre scuole. Quindi grazie David, grazie Alberto. Per chi ci sta seguendo, anzi Adele, se vogliamo mandare i nostri Sì, contatti, subito. sia la mail che i contatti social, potete insomma scriverci. Potete scriverci per entrare a far parte delle nostre chiacchiere se volete appunto raccontare una vostra buona pratica didattica. In descrizione troverete i canali WhatsApp e i canali Telegram dove vi aggiorneremo su tutte le novità e potete anche scriverci e quindi entrare in contatto con noi. E ricordate di pagarci il caffettino per quelle che sono appunto le nostre chiacchiere se volete. E poi in generale vi aspettiamo qui per le prossime È puntate vero. per raccontare di Scrivete altre anche nei commenti, pratiche. come dicevo prima, scriveteci anche nei commenti per informazioni e magari curiosità. E se non vi siete iscritti, iscrivetevi e cliccate Attivate la la campanellina campanellina. per essere avvisati sempre. E continuate a leggere le mail di David che vi manderà periodicamente su tutte le novità di Book Creator e ringraziamo nuovamente gli ospiti che sono stati con noi in chiacchiere tra prof. Ah, ecco David, ultima informazione, David ci ha lasciato anche la sua email, quindi la metteremo a disposizione per chi vorrà insomma scrivere E mi anche direttamente a raccomando, lei. seguite il corso all'interno di Book Creator per diventare Certified Author di Book Creator, così sarete aggiornati anche su tutte le novità dell'applicativo. E se vi piace molto l'applicativo, lo adoperate già all'interno delle vostre classi, pensate anche a diventare ambassador e a fare il percorso per ambassador, così sarete ancora di più aggiornati su tutte le novità che sono degli incontri ormai diventati mensili. Appunto con David che ci offrono un ventaglio nuovo di tutte le opportunità e le possibilità dell'applicativo stesso. Benissimo, l'ultima cosa che chiedo, se ci sono novità sulle certificazioni, fatecelo sapere perché se avete in campo nuove certificazioni da introdurre per i docenti, noi le possiamo divulgare, possiamo insomma fare in modo che altri docenti prendano questa strada, no? Della certificazione in Book Creator. Bene, Alberto ha messo il link la certificazione Sì, di Book benissimo. Creator, perfetto, che si trova all'interno del pannello quindi di Book Creator. Vi metterò tutto in descrizione, così sarete informati, avete tutto a disposizione. Grazie di nuovo. Noi diamo appuntamento ai nostri amici di Chiacchiere tra Prof. Alla prossima puntata. Thank you so Ciao. much. Thank you. Ciao, Thank you. grazie. You're Bye. welcome. Thank you.